Il passaggio dalla luce della fama al buio dell'anonimato. L'imprevisto che riaccende la vita. Connie, una moderna Lady Chatterley, com'è nato questo personaggio? È nato dalle note di una canzone di Bruno Mars, dedicata a Gianni Versace, che mi ha ispirato il triangolo amoroso di Lady Chatterley, però ai tempi moderni. Per sfuggire a una vita di apparenze lascia anche i social. Questo lo fa per nascondere il suo passato più che mai, perché oggi sembra quasi che non si esista più se si scompare dal web. Come si fa a rappresentare un'emozione in un fumetto? Sarà banale, però innanzitutto devi essere trasportato tu mentre disegni, chiaramente. E in più, a livello tecnico, ci sono tutta una serie di accorgimenti. E cosa c'è di te in Connie? A livello caratteriale? Sì. La forza e la debolezza.